Buonasera, Radio Roma Futura, il notiziario del pomeriggio, oggi lunedì 5 maggio 2014. Cronaca, tifoso ferito, madre, non posso pagare, legale, Daspo a vita, per Alfano ok, Orlando, prima voglio capire. Antonella Leardi, il cui figlio è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma dopo la sparatoria di sabato, mandateci un legale, mio figlio trattato da delinquente, ministro dell'interno, la partita si sarebbe giocata comunque e apre a punizioni più severe, il ministro della giustizia più cauto, Prandelli, su incidenti non facciamo finta di niente. Lo Stato nel pallone, via i vertici del calcio, lo scrittore Roberto Saviano commenta i fatti di Napoli-Fiorentina di Coppa Italia, con lo stadio in balia dei tifosi. Politica, F-35, parla l'ambasciatore USA, abbiamo accordi con l'esercito, non credo che l'Italia ridurrà l'acquisto. Parlando alla trasmissione di Radio 2, 2 Next, John Phillips esalta il ruolo delle forze armate italiane nella missione internazionale, ma nello stesso tempo richiama Roma al dovere di mantenere alti gli standard dei suoi armamenti. L'F-35 è il caccia che sostituirà quelli esistenti nei prossimi 10, 15, 20 anni. L'Italia potrebbe rallentare i tempi, ma non ridurle l'acquisizione. Sondaggi, Partito Democratico primo partito, stacca il Movimento 5 Stelle, Forza Italia si ferma al 19%, Renzi, non ci pensiamo, portano sfiga. Secondo le rivelazioni di X e SBG, il Partito Democratico è nettamente avanti, intorno al 33-35% dei consensi, ma i grillini si riavvicinano al 25%. Nonostante la propaganda di Berlusconi, Forza Italia non raggiunge il fatidico 20%. Cresce anche la fiducia nel governo. Santoro attacca Grillo, la smetta con toni illiberali o anche noi in piazza. Il giornalista di servizio pubblico si scaglia contro il leader dei 5 Stelle, non ha né il diritto né la qualità morali per giudicare il mondo. Al via i test invalsi con la Sol, con la coda polemica. Si comincia il 6 maggio e si chiude il 19 giugno. I sindacati anche quest'anno in piazza contro la scuola quiz. Esteri, appello di Mosca a Kiev, stop al massacro, via le truppe e si apre il negoziato. A Slovischi anche vittime tra i civili. Il governo di Kiev manda rinforzi a Odessa e blinda la capitale in vista della festa della vittoria. Il premier accusa contro di noi un atto di guerra. Una città dell'est e i ribelli si servono della popolazione come scudo e hanno incendiato alcune abitazioni, morti anche 4 soldati ucraini e abbattuto elicottero militare MI-24. Ancora esteri, India ha arrestato un prete cattolico per aver violentato una bambina di 10 anni. La bambina era stata attirata a casa dal sacerdote, 44 anni, con la scusa di fargli provare un vestito per la prima comunione. Cronaca di Roma, via 17 linee e 3,5 milioni di chilometri, coinvolti 8 municipi, rivoluzione nei depositi, la novità dal 12 maggio. Le linee da 12 maggio suonerà il De Profundis per 17 linee 121, 122, 140, 072, 200D, 291, 330, 496, 553, 562, 770, 925, 575, 491, 442, 112, 312. Una caporetta che attacca intenzione di compensare modificando il percorso di 7 linee 042 75 85 541 556 075 556 festivo. L'operazione interessa i municipi primo, secondo, quarto, quinto, sesto, quattordicesimo, quindicesimo e nono. Dall'assessorato alla mobilità si affrettano ad assicurare le linee sacrificate
sono quelle a più basso coefficiente trasportistico e riempimento delle vetture inferiore al 15% della loro capacità. La riduzione inoltre è la premessa ad una riorganizzazione complessiva in vista del prossimo contratto di servizio di giugno, che dovrà durare fino al 2019. Piano regolatore, tagli a cartellopoli, meno spazi ma più costosi. La presentazione stamani, il PRIMP, una alla presenza del sindaco Marino. Gli introiti maggiori infatti potranno essere utilizzati per servizi ai cittadini, piste ciclabili, bike sharing, pensiline per gli autobus, decoro urbano. Bilancio caudo, quest'anno 20 milioni da pratiche condono. Quest'anno le pratiche di condono espletate dagli uffici comunali produrranno un incasso di 20 milioni di euro, così l'assessore all'urbanistica Giovanni Gaudo ai microfoni di Radio Roma Capitale. Gaudo ha precisato che queste risorse sono già state inserite in bilancio. Passiamo allo sport. Lazio, Reyes sfida il Verona, è la partita decisiva, noi vogliamo l'Europa. La vittoria del Torino obbliga alla Lazio a battere i veneti questa sera all'Olimpico. Il tecnico si affiderà ancora al tridente Candreva, Mauri, Keita. Close assente dal 30 marzo, riparte dalla panchina. Roma, Totti sconfitta casuale contro la Juventus, chiuderemo in bellezza. Garcia, abbiamo sbagliato tutti, è un KO che non mi aspettavo. La differenza di motivazione tra noi e il Catania era evidente, ma il capitano promette, domenica daremo soddisfazioni ai tifosi. Football Club Barcellona, Luis Enrique già negozia con Andoni Zubizarreta, il direttore sportivo. Il direttore appunto sportivo del Barça si è riunito oggi con il sostituto del Tata Martino per analizzare la sua incorporazione nel club e la lista di acquisti e vendite per la prossima stagione. Passiamo al meteo, adesso a Roma ci sono 20 gradi e soleggiato. Si dovrebbe chiudere questa notte con 9 gradi di minimo, parzialmente nuvoloso, domani ancora parzialmente soleggiato con una massima di 20 gradi. Dalla redazione di Radio Roma Futura un buon pomeriggio a tutti e vi diamo appuntamento questa sera per il radiogiornale della sera.